E siamo tornati, sono in compagnia di due ospiti, Riccardo Lombardelli e Alberto Ciao. Barabucci, il doppiatore Ciao. Marchigiano. Chi è innanzitutto il doppiatore marchigiano? Io sono il doppiatore e lui è il marchigiano. No, dai, il doppiatore vero è Riccardo, che mette la sua voce in tutti i video che facciamo. E il suo volto, lui è autore e regia. E il suo volto in tutti gli spettacoli, quindi il vero doppiatore è Riccardo. Quindi tu sei dietro le quinte? Io sì, sì, seguo la parte un po' autoriale, montaggi, produzione, gestione. Lui è quello che lavora più di tutti, fondamentalmente. Chi è lui? Sì, dopo io ci metto la faccia alla fine, però... Sei modesto. Chi lavora di più è Alberto. Sì, sì. Ma, però gli insulti li pio io, diciamo. Vabbè, mi sembra giusto. Uno ci deve, ci deve mettere la faccia almeno, no? Fai qualcosa. Vabbè, ma nemmeno tanto. Ma quando è iniziata la vostra carriera insieme? Quando è iniziata? Sì. All'asilo. All'asilo, già eravate in carriera. Dall'asilo fino... Sì. Dillo tu, Alberto. Sì, no, noi ci conosciamo dal primo anno di asilo e già lì, insomma, si era capito che insieme potevamo essere pericolosi e... In realtà poi abbiamo fatto tutte le scuole fino alle superiori e poi ci siamo un po' persi di vista per qualche anno, amicizie un po' diverse, e invece per caso è nata questa cosa del doppiatore. Ma come vi siete ritrovati? In che circostanza? Noi siamo un po' pettinati. Ma in caserma, più che altro. In caserma. Una sera ci aveva denunciato a tutti e due per rapina arma armata. Che fai qui? Niente. Allora, no, scherzo. No, cioè, si è riaperto una chat, sai, quelle robe tipo 15 anni dopo il diploma, facciamo una pizza di qua e di là, che poi questa pizza non si è mai fatta, e con tutta la classe Riccardo ha iniziato a... rispolverare vecchie imitazioni di professori, eccetera, eccetera. Quindi da lì abbiamo... Quindi tu hai scoperto il suo talento, praticamente, ho capito no, bene, sei stato un tale scout. È quelle cose che quando le vivi con gli amici dici cavolate di continuo, quindi non ti rendi conto, ti sembra la normalità, capito? Poi quello che è stato Ma un po'... Ma quando ti sei accorto quindi di avere del potenziale e poter cominciare a fare qualcosa proprio attraverso i social, questo che... No, no, i social l'hanno voluto Alberto e un altro amico nostro che hanno pensato che attraverso quei video che avevo iniziato a fare con questa applicazione, che avevamo iniziato con... fino a pochi mesi fa utilizzavamo il cellulare per fare questi video, quindi proprio... Perché adesso cosa avete fatto? Adesso ci siamo talmente evoluti che... Professionisti proprio. Cioè abbiamo una grotta adesso come registrazione. Abbiamo un casa microfono d'Alberto. Da 19 euro comprato su Amazon, una grande attrezzatura. Sì. Però c'è un portatile quasi serio, quindi ci fa sentire più importanti, capito? Però prima era quasi all'era della pietra. Però dico, dai, evolviamoci, dato che ormai siamo diventati abbastanza grandini, come... Posso, so che tu ancora non sei tanto social. No, io zero proprio. Io ho solo Instagram. Facebook non ce l'ho. Infatti, vabbè, comunque io Instagram domando. Adesso va per la maggiore. Lo così so. Anche però con i vostri video. Però abbiamo due target di pubblico diverso. No, no, in realtà... Quindi prendete i clicchi su Facebook vorrei, e ragazzi no, su Instagram. No, vorrei sfatare il mito. Secondo me Facebook non muore, non sta morendo. Vado controcorrente a voi... influencer moderni. Zuckerberg vuole che lo diremo. Perché secondo me Facebook è vivo e vegeto. È più che altro forse perché c'è possibilità magari di commentare in maniera diversa, c'è un'interazione diversa attraverso la chat, viene utilizzata di più. Sì, i nostri materiali sono molto più fruibili su Facebook, sono molto più condivisibili, quindi per quanto ci riguarda sì, Facebook funziona proprio di più. Ragazzi, a 20 anni non parla più in dialetto, quindi non ci segue, capito? Ah, ok. Ma quindi... non è solo, non è una questione di età, è una questione anche proprio di quindi strumenti. Quindi vi seguono, per capire, vi seguono più gli adulti rispetto ai ragazzi? Ma sì, direi, cioè, i ventenni non tanto, dai trentenni in su ci seguono, dai. Mm. Comunque, andiamo a Riccardo. Dimmi. Partiamo dai personaggi che hai doppiato. Come li scegli? Ma li scegliamo insieme più che altro Alberto, perché lui... Alberto sceglie i video, poi tu scegli il personaggio da interpretare. No, vabbè, una volta che scegli il video c'è sta il personaggio e quello, non è che posso cacciare fuori. Sono vari, ho visto all'interno. No? Sì, ah, vabbè, li fai tutti? Tutti. Ah, è vero. E tocca farli per forza tutti. Cioè, se decidiamo un argomento, adesso per la maggiore, adesso politica, attualità, quello che succede... E quali sono quelli che vanno per la maggiore, che funzionano di più? Ma diciamo Biden, il Papa, cioè c'è quelli che proprio... Il Papa c'è va un, sempre, il Papa, c'è proprio, il Papa e la Regina, c'è un, ma è un feeling proprio di mimica vocale, penso, che quando li doppi ti viene meglio rispetto ad altri, forse perché li fatto più spesso, forse perché parla un po' più tranquillo rispetto ad altri. Cioè tipo Mattarella pare che c'ha una paresi, capito? Quindi non gliela fai tanto a doppiare. Dai.
Cioè, nel ecco, senso. Ludovica è così. Io voglio dissociare da tutte le cose che dice. Riccardo è così, Ludovica. Cioè, bisogna richiamarlo, cosa fa? Sì, devo fare la maestra? Subito lo richiami, poi ci rinunci. Dopo un po' ci rinunci, lo lasci andare. Finora l'hanno sempre, non l'ha denunciato mai nessuno. Ah, nessuna denuncia, che possiamo stare tranquilli. No, no, perché alla fine gli faccio pena, capito? Allora dice, è così, te lo tieni per quello che è. Ma c'è un personaggio a cui sei più legato, che ti piace di più magari? Alberto. Te lo dico io, il suo top player era Trump. Era Trump, purtroppo ce l'hanno fatto fuori, purtroppo dico da doppiatore. Sì. Non... E era proprio il suo pupillo e Trump era veramente figo, però beh, adesso non è più in auge, quindi l'abbiamo accantonato. Lo tenete lì, vabbè, non è uguale male. Quando me morirà la regina Elisabetta, pure lì sarà dura. Non più ma lavoro. Non è manco detto che muore prima di noi. Sì, cioè, sì. Fine. Quella la sera la surgera, la mattina la rescalla e l'arcaccia, capito? Su, più rilassata, sta tranquilla che non è niente. Dai, che è quasi finito. Io sono rilassata. Guarda Lucrezia. Sì, vabbè, tra parentesi, guarda, è stata dal parrucchiere proprio oggi. Esatto, esatto. Non gli abbassare tipo la crestina. Scusa. Mettiglielo. Mi perdoni, per favore. Ma pare Bobby solo, però. Io però... Allora, non mi offendere Lucrezia, perché poi mi arrabbio. Vogliamo far doppiare Lucrezia da Riccardo? No, non parla Lucrezia, che sì, dai, provaci. Interpretare il suo pensiero. Ma tocca svegliarla. Lucrezia, sveglia. No, gli faccio una domanda e noi interpretiamo il suo pensiero. Ci vuole un primo piano su Lucrezia. Un primo piano su Lucri. Mami, guarda la telecamera. Tutti gli amici a casa che ci seguono. Qua. Vedi, spezzami il bollo, Lucrezia, ma tu lo capisci questo doppiatore marchigiano? No, io capisco solo che voglio io a casa. È due ore che essa che mi si tiene qui, non gliela faccio più. Mica l'ha capito che non è per me sto posto. Guarda lì i capelli come me la fa. La zazzera. Ma manca che comincia a suonare la fisarmonica, abbiamo fatto tutto. Ma forse gli stai un po' antipatico. Per me lo pensa però. No, perché guarda, io non ti vuole sentire. Guarda che fa, guarda. Adesso ci faccio. E si fa coccolare e basta. Adesso si fa una bennica, addio. Ma allora... Vabbè, va avanti adesso. Torniamo a noi. Mi rilassava a forza di guardarlo. Ci stavamo tutti quanti. Ma allora, tu scegli, dicevi video, ma come li scegli? Perché ce ne sono allora, veramente tanti. Premi invio su YouTube. Cioè, passi le giornate lì a sbirciare, a capire. Quali ti colpiscono di più e perché? Beh, ci sta l'evento che è molto mimato, cioè un personaggio che da per esempio in escandescenza o fa qualcosa di particolare, è chiaro che lì il doppiaggio viene più facile. Invece ci sta tante volte, scegliamo un video proprio perché è accaduto qualcosa, non so, a un politico, a un attore, quindi bisogna per forza fare, per esempio, non so, quando è stato nominato Draghi, bisognava fare Draghi, Draghi c'ha una mimica pari a un palo della luce, quindi lì per forza lo fai doppio un'intervista. Dipende anche, che ne so, Berlusconi che conta la famosa Badia di Fiastra, quello era per forza, era doppiabilissimo, oppure Macron che prende uno schiaffo, è obbligatorio doppiarlo. Quindi dipende tra attualità o video piuttosto espliciti da doppiare. Ma Riccardo, cosa fai tu invece? Lo studi bene il personaggio prima lo di buttarti lì? Lo famo insieme quando abbiamo il video. Dopo tante volte Alberto può essere già penato tanto a trovarlo, non dico niente, ma guardo il video e dico ma anche no. Però alla fine poi tanto... Glielo fai, diciamo, già che ha lavorato. No, è che tante volte... Cioè, facciamolo contento. Tipo adesso ho fatto lì la Conad a Glasgow, no? Lassù che si è trovati tutti quanti per il clima. La COP26. La COP26, lì la COP sei tu e praticamente... Cioè, lì non era doppiabile perché tanti non parlavano e non c'era tutte quante immagini, video che si facevano sempre fotografare tutti insieme, diciamo, tutti sti presidenti. Quindi lì da doppiare quando c'è poca mimica e poco movimento è molto più difficile. Ma fai? Soprattutto anche far ridere. E non lo fai. Poi ti preoccupi. No, quando beh, è qualcosa però, che non ti convince, che ti metti fortunati. Lì a vedere quanti like prende, ti metti lì, vediamo se funziona, se non funziona. No, vabbè, può capitare che un video che noi facciamo, che pensiamo che... Cioè, che io e lui per farlo alla fine ci siamo... Perché ogni... Ma quanto tempo si impiega per fare un video di questo tipo? Qualche ora. Un po' come le foto che faccio a Lucrezia, per far uscire una foto bene... Più della cotonata di Lucrezia, sicuro, guarda. Ma io direi fare una cosa intanto, di iniziare a vedere qualcosa. Ma perché? Ci siamo portato? Vediamo qualche vostro video.
Regia, può scegliere la regia. Regia, fa quello che te senti. Mario, metteci un mocco d'olio su sta corda, stai a fare macello, io stavo a spiegare la grotta. Allora, mi stavo a dire che la gente non c'ha rispetto per chi fatica, perché quattro orde che faccio sta scena, Dio Padre, non può essere tutte le orde così, no? E allora, vedi Gio, che qui c'era spianato tutto per farci un bello garage. Appena trovata sta grotta, la prima pensata è stata asciugarci e risalare. Astro, io tutto un parcheggio e dietro da me è cascato. Guarda là, mi sembra stata pure la pattuella della saccoccia quando dicette di venire in buone le cose. E sono sta per terra, mica c'è. A me, invece di scorrere, per mandare a cercare il biglietto, che mi rimo giù se è qua dentro. Porra niente, chissà dove starà sto biglietto, se l'avrà mangiato lo sorce. Io spero che non tramango la maina, guarda. L'hai scelto tu questo video? Te ne ho mandati un po' così... No, l'ha scelto la regia. No, l'hai scelto... Te ne ho mandati, no, ne ho mandati un po' su richiesta. Ho pensato che questo era uno dei nostri preferiti, in senso... Ecco, sì. Perché è uno dei vostri preferiti? È molto carino, per capire. Non lo so, ci piaceva l'idea che c'era questo speleologo che si calava e iniziava a cercare, e noi abbiamo pensato che si era perso le chiavi della macchina. Vabbè, Alberto Angela è figo, da doppiare, cioè lui tutto preciso, serio. Ti sei divertito? Ma su alcuni video te diverti. Su questo chi si ricorda quando l'ho fatto più ripiccolo. Ma quando risale, scusate, ma è un paio di anni che ci avete dato roba vecchia. Un paio di anni. Tutto usato, garantito, tutto. Però, va tranquilla. Vabbè, no, alcuni video mi diverto, altri penso che ci stanno delle situazioni che o mi scordo la battuta, quella che abbiamo pensato. O la dico male, o mi si intreccia le parole, o divento dislessico, alla fine dopo 20 volte che la ripeti non sai più se fa più ride, capito? E quindi non ti diverti. Non riesci ad avere un feedback direttamente, perché no. Ti sei stressato così tanto a fare le prove, ma vediamo qualcos'altro. Eva! Si nazi skin che ha bocciato poco da piccoli, eh? Che va fregato sul bravo. Stile dei cucini campagni, inevitabile, eh? Cucini belli che siete. Sì, io pare che non hanno i cucini campagna, ci siamo ringuniti, ma non ha capito che Ivano se ne ricorda così un moccato aiuta così. Ma li bagnano tutti i vostri che? Tutto, lasciami perdere. Che zinghi riguarda? Ma te lo dico Silvano. Ma che venite a me che? Le zeppere, è tua? No, una volta se l'ha provati. Sarà messo, io ho detto, butta tutto il peso al reno. Una madonna, come la mandavo su, un cristo a faccia avanti. Oh, tu lo già come la pensi, che dici? Lascia perdere, che c'è di scoria a fare con questi? Che è 40 anni che mi manda in giro con queste cazze che mi tira sulle palle e mi fa cantare come un gallinaccio. E poi mi ci mettesse una orda una saccoccia, anche per tenerci due soldi. Gli mi giro in quattro sempre senza una lira, non è vero, Ivan? Diglielo. Per esempio, se ci presti 10 euro tu, che tu voglia pagare lo metano, se no non sappiamo con che gli a casa. Ivan, io ti rispetto, però se ti piace male fai fatica. Quando lo vino non è più mosto. È ora che Luca Polo fa il rosto. La pubblicità per lo spettacolo che abbiamo fatto una settimana fa, Civita Nuova. Ma adesso ti sto perdendo, che succede? In che senso? Bassi la voce piano piano. No, se rialzo, adesso no, stavo comodo, cascavo a parte a dietro. Comunque ho visto Lucrezia che guardava attentamente l'acconciatura dei cucini di campagna, perché forse un po'... ci si rivede. Somiglia tutto al biondo, somiglia, vedi? Non lo so, la vedo. La puoi far cantare. Mami, cuoricina. Ma se cucini di campagna con 300 euro te la via. Fammi capire una cosa, i testi li scrivi prima, quindi noi poi non dopo... scriviamo nulla, facciamo niente, come qui con te, quello che viene... No, dai, un minimo ci prepariamo, cioè un minimo di idea la buttiamo giù, poi no, quando siamo lì chiaramente il labiale non, cioè, magari ci viene un'idea migliore o più facile o le più attuale. Lì al momento. Ma fatemi capire, cosa piace maggiormente al vostro pubblico? Beh, l'attualità, dai, cioè quello, il fatto del più giorno... Più è, cosa piace di voi al più è trash, no, questo non lo so, guarda. Più è trash e più è divertente, diciamo. Sì, ma la io cosa, è, cosa piace di noi non lo so, cosa non piace lo so, di voi? Non me lo so spiegare, guarda. Di voi, non c'ho idea, perché non... piacete tanto al no, pubblico? Ma che non ne so, ma noi non vogliamo nemmeno, cioè per me potete anche lasciar perdere domani, perché non è che ci guadagniamo, quindi grazie, è stato bellissimo. No, non lo so, è molto bello ricevere l'affetto, perché poi ci scrivono tutti, ci fate ridere. Cioè inutile che tu cerchi di riparare, ma lui dopo vedi che fa? No, vabbè, ma per dite... No, Ludovica, la vita che faccio questo, non ne posso più, capito? Devo andare in giro a riparare i danni. No, che sotto Covid abbiamo fatto danni depressivo. Non ne posso più. No, però a parte scherzi, lui non ha la pagina Facebook, la gestisco io. È un piacere enorme ricevere tanti messaggi. Mi fa scappare solo i fan.
Sì, io no. io so zero. Ma fatemi capire, ma conquistate anche le ragazze lui, o soltanto gli over? Lui, no, lui forse. Over 50, 60, 70, tutte. Una fidanzatina ce l'avete? Sì, vabbè, quello... sì o no? Diciamo di sì, dai. Tu ce l'hai? Sì. Ecco, siete fidanzati. Però quindi, guarda, ma erano delle vostre fan? Fatemi capire. Ha portato... No. Ah, ecco, non vi conoscevano sotto questo punto di vista. No, ci conoscevano. Ma proprio non si accosta a noi le donne, quindi sta tranquillo. Adesso gli stiamo facendo confusione. Sì, siamo fidanzati, non sono nostre fan, ci seguono per grazia ricevuta. No, ci sopportano. Ma avete mai incontrato dal vivo qualche personaggio doppiato? No, è capitato che abbiamo doppiato dopo dei personaggi, non so, tipo Luca Paolo Rossi oppure Olimpia Leopardi. Paolo Rossi lo stilista? Sì, abbiamo doppiato i sindaci delle varie città in cui siamo stati, li abbiamo doppiati quasi tutti. Beh, Vincenzo Nibali del ciclismo. Vincenzo Nibali l'abbiamo doppiato sì. Dal vivo, ce n'è. Ma c'è sta diversi personaggi famosi che ci conoscono. E che non ci ha denunciato, non so perché. Ma però... c'è qualcuno invece che volete proprio conoscere dal vivo? Vi piacerebbe? Ma no. Niente. Cioè, non è che ci parto da casa, ecco, per conoscere. Sì, dovrebbero venire loro a casa tua, quindi, giusto? No, mi bene. Piaceva fare una collaborazione. Abbiamo sempre detto con Alberto qualcosa di carino con Neri Marco Re. Ma non ci si è affilato mai. Vabbè, potevate venire qua giù, hanno girato un film a San Benedetto, troppa strada? Ma non è quello, però se non gliene frega niente, non è che venga a chiedere l'elemosina. Ma, cioè, ma mica può essere Neri Marco Re che viene da te, deve essere tu che vada da lui, scusa. No, gli abbiamo scritto. Adesso, quando ne vuoi sapere. Giustamente ci hai ignorato, dai, come non capirlo. Va bene, però comunque vi potevate presentare un'email, un conto dal vivo, no? Vabbè, fate un altro effetto a sapercelo che stava qua. Non sapevate niente? No, noi lavoriamo nella vita. Ecco, che lavoro fate? Ecco, lui ruba. E io... No, non ce la può fare, oggi è così. Piove, quando piove è un po' no, così. No, Alberto fa le fatture. Io per faccio... Sì. Tipo l'Eterius. Tu che fai invece? Le porti ai clienti, le fatture, uno le fa, l'altro, tu che fai? Io vendo sogni. È vero, faccio l'agente di commercio. Ah, vendi. E cosa vendi? Quali sogni? Climatizzazione, cosa che qui non funziona, tipo che se muore di freddo. Per stare freschi. Quindi qui le venderemo subito una, così starai più calda e vabbè, caldaie, tutto ciò che riguarda caldo e freddo. Ma Alberto, cosa funziona davvero sui social? Guarda, non lo chiedere a me, nel senso che noi... Chiedilo a me, allora, secondo me lo so. Con chi devo parlare oggi? Fatemi capire. Noi abbiamo, all'inizio, quando abbiamo aperto la pagina, cioè abbiamo avuto subito un buon impatto, un buonissimo impatto. Siamo arrivati in un mese a 20.000 follower, quindi mi sono messo a studiare come funzionano i social. Ecco. Abbiamo studiato e poi abbiamo fatto il contrario. Quindi cioè, non ce n'è fregato più niente. Cioè, orari, target, sponsorizzazioni, pagate, l'algoritmo. Noi alla fine dopo un po' ce ne siamo fregati, se si può dire. Ah, facciamo quindi tutto da solo voi piace. Postate e quindi facciamo tutti quello che ci piace, lo pubblichiamo seguirmi. Quando ci va, non abbiamo nessun vincolo, quindi per dire io non sono in grado di dare consigli, ma solo che fatelo divertendovi, perché così non pesa. Campa oggi che bene domani, capito? Ecco, così ma vi è capitato mai magari che qualcuno vi riconoscesse per strada? Sì. Ma ha chiesto una foto? Le foto sì, l'autografo. Un autografo, quello ancora no. Autografi solo sulle cambiali, ce l'ha chiesto. Foto tante, finiti gli spettacoli, oppure quando ci incontrano per strada qualche volta sì che ci è venuti a vedere uno spettacolo, ci ha visto su qualche video, che ci stiamo raramente sui video, sulle storie di Instagram, però sì, è capitato. Il complimento più bello che avete ricevuto? Lascia perdere. No, sui social. Me ne vado, no. Posso andare via? Allora, sui social ricordo un paio. Ma fammi capire, come fai con lui? Non lo so, anche la madre me lo dice sempre. La madre me lo dice sempre, ma come fai a sopportarlo? Io non ce l'ho fatta mai, quindi... Perché tramite il segno zodiacale tu capisci se è una persona... Vabbè, si riesce a capire più o meno quello che... Io non credo al giornaliero, però comunque... Al mensile è già un po' meglio, dici.
Tu che segno zodiacale sei? Sagittario, un segno. Ah, è quello fa. Io sono sul cavallo, sparo frecce qua e là, capito? Apposta stai sopra il baldacchino. Sì, comunque, per questo che sono qui. Ludovica, ti sei fatta secondare in questo gioco al massacro, no? Ti perdi le domande, le fai e poi lui ti distrae. Vedi, lui mi disse, ma non risponde, ci faccio le domande. Devi rimanere concentrato nonostante lui. Come non detto che non risponde? No, la risposta vera è che i messaggi sono bellissimi quelli che ci scrivono, ma in particolare me ne ricordo uno di 2 anni fa. Ma io perché non lo so? C'è una signora che vive in Argentina. Faceva sentire i nostri video a sua mamma o nonna, non ricordo, comunque una persona anziana delle Marche, che piangeva che a sentire la nostra voce, che era una vita che non sentiva il nostro dialetto. Dopo che ci ha sentito è morta. È finito, capisci, tutto. Tu lo capisci, la mia difficoltà nella vita. Come no? Lo capisci. Sì. Vabbè, o anche dal Senegal, girava i video nostri. Cioè sì, è uno da Pignano, però quello era uno che arrivi, è vero. È uno da Pignano che era andato in Senegal e girava i nostri video. I senegalesi che parla dialetto marchigiano, grazie al doppiatore che fa i tutorial, non è da tutti. Lucrezia, è quasi ma finito. Ma il prossimo quasi video finito. A cui state lavorando qual è? Allora, no, ne stavamo parlando qua fuori, dobbiamo fare Ornella Vanoni da Fazio, perché è stata come mimica spettacolare. Quindi se riusciamo sei facciamo pronto? Quello. Come no? Sto qui apposta. Ma io la voce di Ornella Vanoni dobbiamo studiare perché è veramente articolata. Se fa falla quella bocca c'è che gli pare che si lascia, gli casca la tendiera. Io direi di mandare, visto che comunque stiamo per concludere questa intervista. Come fai una buona intervista? Chiamiamola questa come chiacchierata. Come fai a averci il piadone da ferma? Ma dalla regia si cioè... Ma li senti dalla regia? Io ho fatto venire l'ansia. Allora. Se gli misuri la pressione, c'è 120 del minimo. Posso dire una cosa? Ecco. Prego. Allora, siccome tra un pochino ci sarà il nostro talk e voi rimarrete con noi perché dobbiamo commentare il Grande Fratello, sì. Ne sapete niente, qualcosa, visto che comunque doppiate le personaggi? Sì, qualcosina. Io sono rimasto Alberto lo segue tantissimo. Poraccio, brava. No, non chi? A Pietro D'Arrigone, che mi pare che non è più tanto in voga. E quindi non c'è no, molto non male, lo so, l'ho detto apposta. Io ho visto solo le prime 2 puntate di quello, poi... No, vabbè, quelli di stanno li so, però mi sono preparato solo per oggi. Ok, allora... Io so che adesso giù con Scasella c'ha i capelli tinti, se più non mi chiede però. Va bene, vediamo invece un vostro video che avete fatto praticamente sul Grande Fratello, sulla Cipriani, se non sbaglio il fidanzato, è così? Sì, vabbè, ma no, però fa più ridere l'originale, dammi retta. Ma voi me l'avete mandato, regia. Amore mio, come stai? Ti volevo dire che allora, a casa tutti bene, zia Birrina, finalmente ti ricordi la gunella che ci hai apparturito? I guniti tutti bene, eh? E comunque dai vicinati c'è stato i ladri, e gli ha scaportato tutto, beh, Moccotoro solo. Ma sai, gli avevamo saputo da Beppe de Morvedo, ce l'ha detto, non ci siamo accorti a niente. Comunque, Timo... Ha tirato le gomme sulla maina. Era un macello che consumava solo mezzo, te l'ha già detto. Ah, mi soccorto, che ti è scaduta la revisione sulle gomme di metano, sulla regata. Quella ci vuole che ci pensi tu a farla appena scappi, perché io non mi ci mischio. Adesso continuo a camminare a benzina... Lasciami perdere. Ieri si mi di su casa dei babbi, tu così tu l'amprango, si mi di accogliere io che ne ha fatta tanta e per lo scomito sa che ci ha regalato il biglietto doppiatore marchigiano. Un regalo più bello non ce lo poteva fare, guarda. Ma perché non è pure per me, deficiente? Ma scusa, ma tanto per i 24 ancora stai ecco dentro. Li posti mica ne erano rimasti danni, che fagia? Ma, dai, ma, ci vorrete essere un corpo con un rastrello sulle mani, te babbo. E non mi dico che adesso mi fai via con la pena, Frangè. Comunque siamo dimenticati, scusa, vai. Dillo. No, ci siamo dimenticati di dire che il 17 dicembre recupereremo una vecchia data piazzata prima della pandemia a gennaio 2020 o febbraio a Pedaso, quindi 17 dicembre saremo a Pedaso. Ci sarà anche Lucrezia, tutti quelli che hanno i biglietti mi stanno scrivendo, sono validi, quindi i posti sono già occupati, potete tornare, era quasi sold out, ci sono rimasti ancora pochi posti in vendita. Solo per Vera TV, quindi venerdì 17 dicembre, credo sì, a Pedaso. Vediamo le informazioni corrette, sicuro il 17 dicembre? Penso di sì, se non nevica, sì. Sì, penso a meno che non chiude un altro tratto dell'autostrada e tocca sta fermando 2 settimane su una piazzola, sì. Va bene, allora io mando la pubblicità, tanto voi rimanete con me, no? Se insisti. Vi va di rimanere con me? Insisti. Allora. Ti va? Ti va, oh. Rimaniamo? È che rimanete, pubblicità.